Salve, non sono solo un insegnante, sono tante altre cose, anche un militante della sinistra. Esordisco con questa osservazione per far considerare quanti pochi insegnanti, quanti pochi studenti, quanta poca sinistra ci sia qui, non interessa. Ora noi siamo ad un punto di partenza che è anche un punto di non ritorno, ma è un punto di partenza che non può permettersi di fare passi falsi. Dobbiamo anche comprenderci del perché sia un punto di non ritorno per noi e per loro. Questa comprensione è abbastanza semplice, c'è scritta qui. C'è scritta qui sovranità, penso che lo possano capire tutti, ma questo è un messaggio politico, non è la realtà. Se fotografassimo la realtà qui ci sarebbe scritto schiavitù, perché non c'è via di mezzo tra la sovranità e la schiavitù. Non c'è più uno spazio per una sudditanza, per una dipendenza. Ora queste cinque parole indicano quanto siamo schiavi in quanto non siamo sovrani. Siamo schiavi per la produzione alimentare, siamo schiavi per la schiavitù fiscale, siamo schiavi per la schiavitù energetica, siamo schiavi perché non ci possiamo muovere e siamo schiavi perché il luogo dove abitiamo è destinato a produzioni inquinanti, a discariche e a servitù militari. Ora questo loro devono capire. Gli schiavi non hanno bisogno di mediatori e neanche i sovrani hanno bisogno di mediatori. Quindi questo incantesimo che è durato per 60 anni in questa cosiddetta Repubblica, che ormai è già in fase terminale anche lei, questo incantesimo ormai è finito. Non dobbiamo limitarci a dirci queste cose tra noi. Deve essere chiaro e molto serio per loro. Non c'è più uno spazio politico per una schiavitù mediata e nemmeno per una sovranità mediata. Ora, questo significa, ed è questo il motivo per cui siamo al punto di non ritorno, ma rischiamo anche di essere al punto di caduta se non partiamo bene. Questo significa che la consulta rivoluzionaria non esaurisce qui il suo compito, è semplicemente la levatrice di un grande blocco popolare che dovrà fare questa rivoluzione e la dovrà fare subito. Ora è necessario considerare, perché credo che sia molto più intelligente quel cartello laggiù di quello che succede qui con le divise, e cioè la schiavitù non esiste senza avere un padrone. E allora chi è il padrone? Non sono questi miserabili, questi sono i mediatori, i caporali, no, della Sardegna. I padroni sono quelli là. Ora dobbiamo meditare su quanto durerà quel potere e considerare che la Sardegna in questi termini, nei termini della schiavitù dalle banche, dalla finanza, non è un'isola. È uno dei mille popoli del mondo tenuto sotto tallone. E allora quello dobbiamo capire.
Perché vediamo semplicemente cos'è successo in queste ultime 12 ore. Non vi trattengo a lungo, ma in queste ultime 12 ore, nella più grande potenza politica del mondo, che è sempre una potenza di mediazione, è stato eletto un presidente ed è stato eletto una Camera dei Deputati. Sono l'uno il contrario dell'altro e hanno fatto uno a uno. In queste ultime 12 ore il Parlamento italiano ha determinato l'impasse anche per le future elezioni, sempre uno a uno. Questa parola impasse che ha usato il compagno dei Forconi siciliani, questa stagnazione è la stagnazione della politica, è l'incantesimo, il medium propriamente. E serve a che cosa in questo vuoto, in questa immobilità incantata? Serve ad alimentare quella condizione lì e renderla irreversibile fino a quando non tutto il mondo diventerà come questa tragica anticipazione che è la Sardegna. Tutto il mondo, e cioè discarica, inquinamento, disoccupazione, miseria. Fino a quando? Fino a quando questa soglia limite non reggerà più? Ora dobbiamo renderci conto che questo meccanismo, che essenzialmente, se concentriamo queste cinque parole in una mano, è la schiavitù dal debito. Questo dobbiamo ficcarci in testa. E noi che siamo quelli che hanno alimentato i debiti degli altri per poterli sostenere, ci si dà a vedere che siamo i più indebitati di tutti e che quindi, poiché siamo in emergenza, abbiamo bisogno ancora dello stesso medico che ha prodotto questa emergenza. Ora è per questo motivo che questa consulta si chiama rivoluzionaria. Non c'è nessuna possibilità intermedia, ma la condizione è che si crei un blocco popolare capace di farla la rivoluzione, perché la consulta da sola non lo può fare. E dunque il motivo per cui sono qui è per considerare che questa schizzinosità, questa è una parola ormai di moda da quando l'ha enunciata il ministro Fornero, questa schizzinosità di molte parti della popolazione che non intendono sporcare la loro pulita ideologia, non intendono immischiarsi con la loro professione perché magari sono insegnanti. Bene, tutto questo dovrà essere superato. Noi qui vogliamo vedere l'università, vogliamo sapere perché la facoltà di geologia in 20 anni non ha detto nulla sull'utilizzabilità del carbone, sull'inquinamento nella lavorazione dell'alluminio, eccetera. Allora, un blocco sociale, un blocco popolare rivoluzionario ha bisogno di non essere più mentalmente schiavo.